è il più antico marchio di auto da corsa italiane. Sai di Alfa Romeo, credo che una nostra è nel DNA di un italiano. Un nome germogliato dalla gloria. Le Alfa Romeo erano le automobili italiane da corsa più famose. E forgiato dalle avversità. L'Alfa Romeo ha vissuto più tempi bui che periodi d'oro, sprazzi di incredibile successo seguiti da decenni di oblio. Ora l'azienda sta compiendo il suo passo più coraggioso, costruire il suo primo vero SUV. La Stelvio porterà a dire l'Alfa è tornata. Al momento è la macchina più importante per l'Alfa Romeo, deve vendere molto. Un modello che potrebbe diventare il più importante di sempre. Il suo nome è Stelvio. Una macchina potente. 280 cavalli, che va da 0 a 100 in 5 secondi e mezzo. E che raggiunge una velocità massima di 230 km orari. Un SUV ricco di fascino, che porta sulle sue possenti spalle il peso di un intero marchio. È uno di quei momenti in cui, se un progetto non funziona, si comincia da capo. Possono fallire. Alfa Romeo Stelvio, una macchina nata per ridare lustro a un marchio storico. Avevano bisogno di un cambio di rotta. Se avessero continuato sulla vecchia strada, avrebbero chiuso i battenti. Per evitare il peggio, l'azienda decide di entrare per la prima volta nel segmento più competitivo dell'industria automobilistica. Quando entri nel più concorrenziale dei mercati e vinci, hai messo in risalto il tuo nome. Sei salito in cattedra e hai detto: io so farlo meglio, sono il leader. Gli altri devono rincorrermi. Questa storia ambiziosa nasce nella piccola città di Piedimonte San Germano, nell'Italia centro-meridionale. In una delle fabbriche tecnologicamente più automatizzate al mondo. Questo stabilimento lo abbiamo costruito nel 1970, quindi ha una lunga storia, poi 2 anni e mezzo fa... Benvenuti nello stabilimento d'assemblaggio di Cassino, dove nascono la berlina Giulia e il SUV Stelvio. Ha deciso di puntare su Cassino per la rinascita del brand, e per noi è stato un motivo di grande, grande orgoglio. Nel 2014 l'Alfa Romeo spende 1.300.000.000 di euro per rivitalizzare la fabbrica. La massiccia ristrutturazione cela una straordinaria ambizione. L'obiettivo è costruire entro il 2020 400.000 automobili all'anno. Un deciso cambio di passo rispetto alla storia recente del marchio. Un tempo non lo era, perché sappiamo tutti che Alfa Romeo era arese. Ora diciamo Alfa Romeo l'abbiamo qui sul petto e noi siamo orgogliosi di questo. L'azienda è alimentata da un impianto fotovoltaico da 3 megawatt e raccoglie 500.000 di metri cubi di acqua piovana all'anno. Ma il vero recupero è l'area stessa. Cassino è ovviamente lo stabilimento più grande del territorio. Un po' la realtà economica del paese, della città, è legata all'espansione di questo stabilimento. Diciamo l'orgoglio che dicevo prima, che ci ha legato, è anche un motivo per noi di nuova occupazione, di rilancio dello stabilimento, ma anche della zona, perché comunque sappiamo benissimo che tutta la nostra zona è molto influenzata da tutto lo stabilimento, cioè quindi è ovviamente molto molto importante. Qui lavorano 5.300 persone e ovviamente sono tante, ma c'è anche tanto 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 indotto, e quindi avere questa possibilità di avere fabbriche, dimostrare che è possibile fare vetture bene e a costi competitivi in Italia è una delle nostre missioni. Una produzione che ha luogo a metà strada tra due delle città più famose d'Italia.
E Cassino ha una posizione un po' strategica perché è a metà strada tra Napoli e Roma, quindi riesce ad influenzare due distinti, diciamo, popoli, due distinti che sono anche molto diversi tra loro. Noi ci siamo proprio giusto al centro. Sebbene Roma e Napoli siano decisamente diverse, l'orgoglio di essere italiani è esattamente lo stesso. L'Italia è conosciuta al mondo per il cibo, per l'arte, per il buon vino e per le automobili. Ora è impossibile separare l'Alfa Romeo dall'Italia, perché è una delle aziende che rispecchiano la cultura italiana. L'emozione inizia al piano terra dello stabilimento, dove ogni giorno vengono realizzati più di 600 nuovi veicoli. Dice che noi alla fine creiamo delle emozioni, non creiamo delle macchine. In una terra famosa per la sua storia, la fabbrica ne ha costruita una tutta sua. Negli ultimi 45 anni, più di 7 milioni di automobili sono usciti dalla linea di Cassino. Il legame tra la terra e le macchine ha radici profonde. Amo lavorare in questo stabilimento e poi è uno stabilimento a me legato, poiché la mia famiglia, mia madre, mi ha trasmesso comunque il piacere e la voglia di lavorare. Sono cresciuta. Oggi non è insolito per una fabbrica automobilistica spostare la produzione fuori dai confini del paese di origine e utilizzare pezzi provenienti da tante nazioni. La Stelvio è decisamente diversa. È una macchina fabbricata interamente in Italia. Alfa è conosciuta nel mondo da sempre, al di là, per la sua storia, per il suo grande passato. Penso che possa essere veramente un simbolo del Made in Italy. La filiera è molto importante per l'Italia, specialmente quella del comparto automotive. È una questione di marketing, ma c'è anche una componente psicologica nell'idea che un'auto italiana debba essere costruita in Italia. Se l'Alfa costruisse la Stelvio in Messico, Stati Uniti, Canada, Australia o altrove, istintivamente, anche se non ci sarebbe alcuna differenza, nel profondo del mio cuore sarei dispiaciuto che la mia auto italiana non è costruita in Italia. Per anni, produrre in Italia è stata sia una fortuna che una sfortuna. Le macchine erano piacevoli da guidare, ma spesso l'affidabilità lasciava a desiderare. Oggi, modello dopo modello, questo stereotipo sta cambiando grazie ad alcuni elementi high-tech e alla coraggiosa ambizione di sfiorare i limiti dell'avanguardia tecnologica. Questo è uno degli stabilimenti all'avanguardia per quanto riguarda l'automotive, no? E quindi anche dal fatto di dover abbandonare la terra natia, ma ormai l'industria 4.0 è anche questa. Con Industria 4.0 l'azienda intende la quarta rivoluzione industriale. La prima trasformazione avviene poco prima dell'inizio del XX secolo con gli albori della meccanizzazione. La seconda arriva con l'invenzione della produzione di massa. Poi l'industria entra nella terza era quando sulla scena arrivano computer e automazione robotica. L'obiettivo dell'Industria 4.0 è introdurre la tecnologia cibernetica, garanzia di sicurezza per i lavoratori e di maggiore efficienza. È una fabbrica 4.0, quindi abbiamo degli smartphone che io posso anche far vedere, che sono questi aziendali, dove in pratica ci dicono tutte le informazioni in tempo reale tramite un'applicazione, dove noi, anche se non siamo in quel momento presenti nella postazione, possiamo vedere i difetti generati, le chiamate operatore, il dominio di appartenenza oppure il materiale se è mancante. Avvalersi della tecnologia aiuta a costruire una macchina migliore. Tuttavia, per rilanciare il marchio, è necessario un tocco italiano di arte e teatralità.
L'Alfa Romeo Stelvio è un SUV a 5 posti costruito come una berlina sportiva, con l'unico proposito di rilanciare il marchio e forse anche una nazione. È molto difficile pensare a un'Italia senza il marchio Alfa Romeo. Adoro la Stelvio perché non ha eguali. È un SUV, è una due volumi come le altre, ma di fatto non somiglia a nessun'altra. La magia italiana inizia nello stabilimento di Cassino. Ma guidare un Alfa Romeo è guidare una parte di storia della vettura. Portare un Alfa Romeo è portare una parte vincente di storia dell'Italia. Per questo guidare una berlina Alfa Romeo è come guidare una Ferrari, se non più bello. È una storia che risale a molti anni fa. L'azienda nasce nel 1910 con il nome di Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, o in breve Alfa. Prendiamo ad esempio la storia del cinema italiano. Nei film in bianco e nero notiamo la presenza di molte Alfa Romeo. Questa macchina fa parte dell'Italia, della nostra cultura. Non è semplicemente un prodotto. Incredibilmente l'Alfa è la più antica fabbrica di auto sportive d'Italia grazie a un'unica macchina. Questa Alfa ha 24 cavalli ed è il primo modello presentato dopo la nascita della fabbrica nel 1910. La 24 è in grado di raggiungere una velocità massima inaudita per l'epoca, 100 km orari. Eppure, incredibilmente, non è dotata di freni anteriori. Purtroppo, però, l'emozione ha vita breve a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Nicola Romeo era un giovane e brillante manager, il quale durante il conflitto ha preso in mano le redini dell'azienda per produrre compressori, armi da fuoco e altro materiale militare. Quando assume il comando, Nicola Romeo ribattezza il marchio con il proprio nome. Poi, finita la guerra, decide che le corse saranno la salvezza dell'azienda. Dopo la Prima Guerra Mondiale, ha deciso di puntare tutto sulla produzione di auto sportive per vincere gare automobilistiche. Debutta con una nuova macchina, la RL. La RL è stata la prima auto presentata dopo l'arrivo di Nicola Romeo. È stata un grande successo, sia sul mercato internazionale che nelle gare. Alle mie spalle c'è la RL Targa Florio, l'automobile che ha vinto la prima importante corsa, la Targa Florio 1923 con Ugo Sivocci. La Targa Florio non è soltanto una macchina. È anche il nome della più antica corsa automobilistica del mondo, nata nel 1906 sulle colline siciliane. Forse questo spiega la passione degli italiani per la velocità. Lo sprezzo del pericolo è una delle componenti più importanti del carattere italiano. Per noi è normale amare la velocità, le corse, le macchine. Se guidi veloce negli Stati Uniti, qualcuno prenderà il cellulare e ti segnalerà alla polizia. Se guidi veloce in Italia a bordo di un'auto italiana, saranno tutti felici di vederti sfrecciare e celebrare la velocità. È una cultura diversa ed emerge nei motori. Le loro automobili vogliono andare veloci. La prima vittoria rappresenta il seme del successo. L'Alfa Romeo ha vinto il primo campionato mondiale, il Gran Premio, prima della nascita della Formula 1. Nel 1925 ha vinto il campionato mondiale costruttori, aggiudicandosi quasi tutte le gare. Poi ha vinto la Mille Miglia 11 volte, la Targa Florio 10 volte e la 24 ore di Le Mans 4 volte, dal 1931 al 1944. Parte del successo è merito di un giovane pilota che in seguito diventerà manager, Enzo Ferrari. Ferrari correva per l'Alfa Romeo e lavorava per l'azienda. Questo prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Alfa ha una storia molto più antica della Ferrari. Se noi contiamo che Enzo Ferrari, la prima vettura che ha fatto la corsa automobilistica è stata su un Alfa Romeo. L'Italia ha fatto così tanto per il settore delle gare automobilistiche che non saprei nemmeno da dove iniziare, ma certamente il fatto di annoverare Enzo Ferrari tra i nostri piloti è straordinario. Quando parliamo delle macchine da corsa, parliamo della storia dell'Alfa Romeo. L'azienda è nata e ha prodotto le prime automobili Formula 1 in Italia. La Ferrari è arrivata dopo.
Enzo Ferrari lavorava per l'Alfa e solamente in seguito ha formato la prima squadra corse con l'Alfa. La storia è questa. Negli anni 50 l'azienda ingrana la marcia per restare sul mercato e presenta la Giulietta. La chiamavano la fidanzata d'Italia. Era il sogno di una generazione. L'automobile che ha trasformato l'Alfa Romeo in una grande azienda. La Giulietta conquista il mercato di massa e cambia il modo di chiamare le automobili. Negli anni 50 il mercato automobilistico europeo stava cambiando e veniva data maggiore attenzione al marketing. Giulietta è stato il primo nome di donna dato a una macchina. Aveva un'eleganza raffinata incredibile e in un certo senso rappresentava lo stile italiano. Cappuccino, sigaretta e bella vita. Passano 10 anni prima che la casa lanci un altro modello di successo. La Giulia è il simbolo dell'innovazione. È stata disegnata nella Galleria del Vento e rappresenta gli anni 60. Se la guardiamo oggi, la Giulia sembra una scatola squadrata, ma all'epoca era bizzarra, aveva qualcosa di diverso e guidarla era fantastico. Purtroppo, né i successi nelle gare, né le automobili intrise di cultura pop sono sufficienti. Per i restanti anni del secolo scorso l'azienda è sempre sull'orlo del baratro. L'Alfa Romeo agli inizi ha avuto della fase altalenante, quindi ha avuto degli alti, dei bassi, fino a dei momenti quasi di assenza totale. La storia dell'Alfa Romeo è costellata di momenti difficili, periodi decisivi, guerre, crisi politiche ed economiche. Ma oggi il marchio sta avendo un nuovo inizio e sta scrivendo un nuovo capitolo della sua storia. Il punto di svolta arriva nel 2013, quando l'azienda opta ancora una volta per un rilancio. Per un lungo periodo, telefono spento, nessuno a casa, nessun buon prodotto firmato Alfa Romeo, poi di colpo la 4C. Sebbene la 4C catturi l'attenzione, non incide affatto sui profitti. Al che si sono detti, investiamo tanti soldi su questo progetto, costruiamo una nuova auto e chiamiamola Giulia. La Giulia è una berlina a 4 posti con una potente anima sportiva. La Giulia è la perfetta Alfa Romeo, ti fa innamorare e poi probabilmente ti spezza il cuore. Ed è questo il bello delle Alfa Romeo. La Giulia ridefinisce il concetto di berlina sportiva moderna. Punto. La Giulia per tanti fan è un successo, ma non conquista una vasta platea. Per attrarre il mercato di massa, l'Alfa ha bisogno di una macchina più accessibile. Troviamo la chiave del successo, invadiamo le strade, costruiamo un SUV. Ma che sia un SUV Alfa Romeo. La rinascita del marchio inizia nello studio di design della Fiat Chrysler a Torino. Una struttura blindata, normalmente non aperta al pubblico. Quando sono arrivato qui, una delle mie prime tappe è stata la visita al museo Alfa Romeo. E come si può vedere, l'azienda ha spaziato in aree molto diverse tra loro. Non ha seguito un design ben preciso, ma ha sperimentato, ha intrapreso tante strade, però non ha mai prodotto un SUV. Nel museo non ci sono SUV. Partendo dall'acronimo SUV, Sport Utility Vehicle, ci siamo concentrati sulla S. Molti SUV in circolazione hanno una linea squadrata. Klaus Busse è l'attuale responsabile del design Alfa Romeo, un uomo dotato delle competenze necessarie per restare fedele allo stile del marchio. Mi piacerebbe potervi dire con fierezza che l'aspetto più importante di un Alfa Romeo è il design, ma mentirei a voi e a me stesso, perché il design è al secondo posto. La caratteristica principale di queste macchine è la performance. Per assicurarsi che la Stelvio abbia una guida da auto sportiva, la squadra usa la piattaforma Giorgio della berlina Giulia. Questa fantastica piattaforma, la Giorgio, strano nome per una piattaforma, forse è più indicato per un uomo o un cane, è stata un'eccellente opportunità per noi per scoprire di nuovo un feeling con le proporzioni, lo stile e gli elementi Alfa Romeo. È una piattaforma a trazione posteriore, adattabile a una trazione integrale, offre prestazioni vivaci, interessante, divertente, ha un suono eccezionale.
Usare la piattaforma di una berlina per un SUV potrebbe sembrare strano, ma negli ultimi 10 anni è diventata una consuetudine nell'industria automobilistica. Le crossover sono una scelta di marketing in voga negli ultimi 10 anni. Si tratta di SUV dalla linea snella. In pratica, questi SUV non presentano una carrozzeria assemblata su un telaio come i furgoni e i pick-up. Ha i vantaggi di una macchina e alcuni inconvenienti. Non è impeccabile sui percorsi off-road, ma sinceramente chi mai la guiderebbe su strade sterrate? Non è semplicemente una nuova macchina, una nuova Alfa Romeo, ma è un nuovo SUV che mantiene il dinamismo di una berlina con proporzioni fantastiche. Ha il muso allungato e il resto compatto. La parte posteriore è decisamente unica in questa categoria di veicoli. Mentre la squadra dei designer si concentra sull'aspetto esterno, spetta agli ingegneri assicurarsi che la Stelvio corra come un Alfa. Per riuscirci hanno bisogno di un pizzico di magia e di asfalto virtuale. Per più di un secolo, l'Alfa Romeo ha costruito la propria fama grazie alle automobili sportive. Ora il marchio sta tentando la carta del SUV per la prima volta nella sua storia. Siamo arrivati sul mercato in ritardo rispetto agli altri, perciò il nostro prodotto doveva avere caratteristiche specifiche. Non essere una copia di altri modelli, doveva essere diverso in modo tale da essere riconoscibile agli occhi dei clienti. Roberto Fedeli guida la squadra di ingegneri. E da 25 anni è uno degli artefici delle elevate prestazioni delle auto italiane. Ho ricoperto diversi ruoli alla Ferrari, da esperto di aerodinamica fino a direttore tecnico. In pratica, qui svolgo lo stesso compito. Stiamo lavorando sodo. Credo molto nei miei collaboratori e li spingo ad andare sempre più in profondità per scoprire nuove tecnologie, nuovi algoritmi, idee nuove. La ricerca di nuove idee ha luogo in una struttura nascosta alle porte di Milano, dove la squadra si concentra su una semplice domanda, alla quale però è difficilissimo rispondere. Ora, la domanda è: c'è bisogno di un pilota professionista per guidarla? O, grazie all'elettronica di bordo, è possibile far sì che un normale automobilista guidi sfiorando i limiti? Per consentire a chiunque di raggiungere il limite, la squadra sviluppa un sistema informatico unico che garantisce modalità di guida avanzate. Qui ci troviamo in un posto dove possiamo testare la macchina prima ancora che esista. Siamo in un simulatore di guida. Sembra un videogioco, ma vi assicuro che è uno degli strumenti più importanti che abbiamo per poter compiere le scelte giuste senza avere la macchina. Il simulatore virtuale all'avanguardia aiuta la squadra a sviluppare il proprio sistema di cambio a trasmissione automatica. La Stelvio può cambiare marcia in 20, massimo 30 millisecondi, in base alla modalità di guida selezionata. Vogliono che l'Alfa Romeo sia speciale, che sia interessante. Vogliono che l'Alfa Romeo sia italiana, squisitamente italiana, come una macchina tedesca non può essere. La costruzione di questa macchina italianissima inizia all'interno del reparto di stampaggio dello stabilimento di Cassino. La casa ha investito 1 miliardo di euro per sviluppare e fabbricare la piattaforma Giorgio della Stelvio. Qui produciamo tutti i particolari in acciaio dello Stelvio. Ogni giorno al reparto vengono consegnati 50 giganteschi coil di metallo, ognuno del peso di quasi 25 tonnellate. Normalmente si sviluppa in 6 fasi. La prima è la fase di imbutitura, dove viene dato semplicemente il volume. Il reparto presenta non uno, ma 2 stili di stampaggio.
Il primo è uno stampaggio a freddo che produce le fiancate del veicolo. Questa macchina è capace di stampare 14 pezzi al minuto, quindi se facciamo il calcolo in pochi secondi trasforma il tranciato in una fiancata. La pressa a freddo lavora 6.000 pannelli ogni 7 ore e mezza. La prima operazione ha una forza di 2.400 tonnellate, le successive da 1.000. L'equivalente di circa 50 tir uno sopra l'altro, che cadono in un determinato istante su un pezzo di lamiera. Tutta questa potenza crea una certa soddisfazione. È uno stile, è un modo di vivere. Produrre particolari per Alfa è un onore. È il primo SUV di Alfa, lo stiamo facendo noi. Un onore dal sapore speciale che nasce nel profondo del cuore. Molto orgoglioso, anche perché ho un Alfa Romeo, mi piacciono gli Alfa Romeo. Il legame non è soltanto tra l'uomo e la macchina. Mio padre lavora in Alfa Romeo, sì. È alla stazione più in giù, è la Stradura. Quindi dai pezzi che io faccio, lui li assembla. Sono radici ben salde, perché la fabbrica ha sede qui da moltissimo tempo. Gli stabilimenti più antichi ha sempre lavorato accettando le sfide. Ogni giorno la squadra seleziona a caso una fiancata e la porta al reparto di controllo qualità avanzato, dove un robot si assicura che la geometria sia perfetta. Poco più in là fervono i lavori sulla linea di stampaggio a caldo. Noi qui siamo allo stampaggio a caldo, riceviamo sia tranciati che coil, anche in questo caso. I coil vengono disassemblati, tranciati attraverso la linea di trancia, che è una linea ad alta velocità. I tranciati vengono poi messi su delle pedane e caricati attraverso dei robot sul nastro d'ingresso del forno. Il forno raggiunge la temperatura di 900 gradi. Quando un pannello è rovente viene rapidamente plasmato. Il punto di forza di questa tecnologia è quella di avere materiali resistenti con un minore spessore. I pezzi stampati arrivano direttamente in carrozzeria, dove occorrono 4 ore e mezza e 200 stazioni per costruire una scocca. In questo reparto realizziamo la scocca, che rappresenta tutta la parte metallica di una autovettura. Qui si lavora alacremente, perché ogni ciclo ha l'incredibile durata di 48 secondi. Il nostro principale processo è la saldatura. Per saldare i materiali che utilizziamo sono acciaio ed alluminio. Le temperature raggiunte per la saldatura sono corrispondenti alle temperature di fusione dei materiali. L'abitacolo della Stelvio è realizzato in acciaio. I sottoassemblaggi anteriore e posteriore, così come i pannelli esterni, sono in alluminio. Ogni materiale richiede un diverso tipo di saldatura. I saldatori robotici lavorano sui pannelli di alluminio a temperature prossime ai 700 gradi. I macchinari per la saldatura del ferro alzano ancora l'asticella alla temperatura di 1000 gradi. Si parte dalla realizzazione dell'autotelaio con i sottogruppi. Successivamente l'autotelaio incontra quelle che sono le fiancate e sulla mainline di stocca poi le fiancate vengono unite con l'autotelaio e successivamente viene posizionato il tetto. La struttura è dotata di 1300 robot. Eppure, tutti gli occhi sono puntati su una stazione molto speciale. Sulle mie spalle c'è la stazione dell'Open Gate di Scocca, dove 18 robot in contemporanea riescono a dare circa 85 punti di saldatura in 48 secondi. Tutti i robot si muovono contemporaneamente con ovvi sistemi di anticollisione. La tolleranza media è di appena un millimetro.
Comunque, l'impatto che il settore esercita sull'intera nazione è enorme. L'industria automotive in Italia rappresenta, credo, l'eccellenza della manifattura italiana, oltre alla moda ovviamente, perché uniamo quello che è la qualità, la tecnologia allo stile, e questo ci rappresenta in tutto il mondo. Un rapido controllo e le scocche sono inviate alla verniciatura. Utilizziamo un prodotto chimico specifico per rimuovere olio e grasso dalla superficie. È come un sapone, è come quando laviamo i piatti a casa. Le scocche, pulite e brillanti, sono ora pronte per una rapida immersione nella vasca di verniciatura. La verniciatura anticorrosione per cataforesi è un processo elettrico nel quale la carrozzeria viene immersa totalmente in una vasca piena di vernice, al cui interno è presente un campo elettrico. Durante il trattamento anticorrosione, le scocche vengono immerse in un liquido caricato elettricamente. Il fluido viene attirato dalle strutture a carica negativa, il che assicura che l'intero veicolo venga rivestito. Poi le scocche viaggiano sulla linea di sigillatura. Questa è la fase di sigillatura, che riguarda sia l'ingresso dell'acqua che il propagarsi dei rumori. Poi vengono rivestite di primer. Dopo il trattamento fonoassorbente della precedente stazione, passiamo su tutta la scocca il primo strato di fondo, una vernice di colore grigio chiaro, fatta apposta per resistere ai raggi solari ultravioletti. 60 robot applicano il colore e uno strato di vernice trasparente. Poi gli addetti controllano le macchine a mano. Le scocche perfettamente verniciate vengono mandate alla linea di assemblaggio finale, dove occorreranno altre 8 ore per ultimare una Stelvio. L'Italia è un paese rinomato per l'arte, il cibo e la cultura. E di questo siamo molto orgogliosi. L'Italia ha sempre, non solo nel lato ingegneristico, ma anche nell'arte e nell'architettura, in generale in tutte le materie scientifiche, l'Italia ha regalato sempre tantissime persone, tantissimi sia prodotti che opere d'arte. Forse un giorno sarà anche celebrata come la patria dell'Alfa Romeo Stelvio. È un marchio amato da tutti e tutti lo sosteniamo. Malgrado sia passato molto tempo da quando l'Alfa ha sfornato una buona auto, speriamo tutti in un suo successo. Un successo che ha inizio alla linea allestimenti dello stabilimento di Cassino, dove l'obiettivo principale è la qualità. Dovuto crescere il nostro know-how e ci siamo dovuti adattare a quelle che erano le esigenze del mercato, perché per fare una macchina di questo livello bisogna crescere in qualità e bisogna crescere in prestazioni. Più avanti nello stabilimento il veicolo entra nella linea di sottoscocca. Questa parte della fabbrica si chiama Chassis One. Questa parte noi montiamo dei componenti sottoscocca. Per questo, come potete vedere alle mie spalle, c'è una tecnologia di trasporto a ganci girevoli. Questa tecnologia di trasporto consente di girare la vettura di circa 90 gradi per consentire in maniera ergonomica di montare tutti quei componenti, tra cui i tubi carburanti, nella sottoscocca. I ganci girevoli contribuiscono a ridurre lo stress, offrendo ai lavoratori un facile accesso alla parte inferiore della macchina. Bensì lavorare con una visione frontale a lui. Per questo abbiamo preferito la tecnologia dei ganci girevoli, dove la vettura si posiziona nella maniera corretta per l'operatore. Sì, nella nostra organizzazione, nei nostri stabilimenti, cambiamenti importanti, direi, negli ultimi 10 anni, 12 anni. Oggi c'è molta più attenzione alla parte umana, all'ergonomia. Noi diamo un'importanza notevole all'ergonomia. La fabbrica ha un aspetto storicamente maschilista, e lavorando sull'ergonomia abbiamo cercato di
ovviare a questa criticità per portare un lavoro non faticoso in ogni singola postazione di lavoro. Nelle fasi successive della costruzione, alcune linee più avanti realizzano il gruppo motopropulsore. Iniziale del nostro processo è quella dell'assemblaggio del motore, l'unione del motore e del cambio. Mentre uniscono il motore e la trasmissione, su una linea separata costruiscono i sottoassemblaggi del gruppo motopropulsore. Il processo inizia quando alla linea arriva la trasmissione. Vengono aggiunte la cornice, installati i bracci di controllo, i freni a disco e infine gli ammortizzatori. Quello del controllo di servomezzi che gli addetti di linea utilizzano è un lavoro che a me mi ha sempre piaciuto fare questo lavoro. Infatti io sono, se non il più vecchio, uno dei più vecchi di Molise che ci sta, ho 61 anni, sono 30 anni che sono qua dentro, con molta gioia. Negli anni lo stabilimento di Cassino ha subito massicci cambiamenti. Io, quando sono entrato io a lavorare, ci stavano ai bordi delle linee, cartoni, immondizie, ci stava di tutto. Se tu cercavi un po' di vernice per fare un ritocco, una cosa, non se ne parlava proprio. Poi invece non dico che si può mangiare per terra, però quasi. Gli assemblaggi anteriori e posteriori vengono uniti su una struttura di montaggio, dove aggiungono l'impianto di scarico, l'albero della trasmissione e il serbatoio. Finalmente il gruppo motopropulsore è pronto a incontrare la sua macchina, un matrimonio celebrato in un paradiso automobilistico. Qui siamo nella parte più importante dello stabilimento, il mariage o matrimonio tra la scocca e la parte meccanica. Come sapete benissimo, l'Alfa Romeo è famosa per la sua parte meccanica, quindi è qui che noi creiamo la vera vettura. Un matrimonio rapido e scorrevole. Dopo le nozze installano la struttura protettiva, le luci anteriori e il paraurti posteriore. Dove viene dal radiatore, traversa, splitter, ala in carbonio, traversino, per poi fare il completamento sotto scocca più avanti e la conseguente delibera. Massimo Papa è il capo reparto allo chassis 3 e anche uno dei numerosi dipendenti plurigenerazionali. Suo padre Giuseppe lavora nella fabbrica di Modena alla sportiva 4C. Se lo puoi Lavori in Alfa Romeo da 38 anni e sono orgoglioso di far parte di questa azienda Alfa, che è sempre un marchio storico per l'Italia. Un paranco servo assistito aiuta gli addetti a sollevare il parabrezza fino alla stazione di sottoassemblaggio. Dove aggiungono lo specchietto retrovisore. Dopodiché un robot installa il vetro. Poi è il momento di completare gli interni italiani, mettendo in posizione la console centrale, montando i sedili e aggiungendo lo sterzo. L'ultimo grande passo è rimontare le portiere. Sono serviti 3 giorni e mezzo per trasformare il freddo metallo in una macchina finita. Un lasso di tempo relativamente breve per un veicolo con tali nobili ambizioni. Più che pressione c'è stata un'attenzione, perché è il primo SUV che sfida i grandi. Le aspettative sono elevate, finché tutto sia perfetto ovviamente è ai massimi livelli. Un tentativo di raggiungere la perfezione legato a un'immacolata strada alpina. Lo Stelvio, ovviamente, è il famosissimo passo di montagna tra il Trentino e la Lombardia. Le sue infinite curve tornanti, di cui è costellato, è un'avventura unica percorrerlo. E se lo fai al volante di una Stelvio, è un'esperienza che non potrai dimenticare mai più.
Il passo dello Stelvio è considerato un parco dei divertimenti dagli appassionati di motori. E per certi versi lo è anche questa macchina. L'Alfa Romeo ha fatto la cosa giusta in questo caso, dicendo: dimenticate il sedile massaggiante, dimenticate i gingilli, godetevi i fondamentali di questa macchina. Il prezzo della Stelvio base è di circa 47.000 euro. L'obiettivo è conquistare un pubblico sempre più vasto. Così come la Giulia, il SUV ha attratto ancora più clienti, visto che è questo il modello che tutti comprano e che tutti vogliono. Ho guidato la Stelvio sulla stessa strada su cui ho guidato altre auto sportive e mi sono divertito di più col SUV dell'Alfa Romeo che con tutte le altre macchine. Ha davvero le prestazioni che promette. Non c'è pericolo nel ricercare la guida sportiva, purché non si esageri e il veicolo sia affidabile. Comunque, quando ti abitui a questo tipo di guida, è difficile tornare a qualcosa che non sia altrettanto vivace e interessante. È una filosofia di guida che risale all'epoca in cui il marchio gareggiava. E il suo motto è guidare per il piacere di farlo. E quindi abbiamo voluto creare qui qualcosa di diverso. Noi diciamo che la Stelvio è l'opposto della guida autonoma, è il piacere di guidare, quindi guidare la vettura col piacere di guidarla. La Stelvio pesa a vuoto 1660 kg. Sono quasi 150 kg in meno rispetto alla BMW X3 e quasi 200 in meno rispetto alla Porsche Macan. Alla gente piace avere cose che gli altri non hanno e l'Alfa Romeo offre proprio questo. Non è la scelta più ovvia, non è la scelta più facile, diciamo, e data la reputazione circa l'affidabilità, non è neanche la scelta più logica. Tuttavia, questo marchio offre qualcosa di diverso, un'altra esperienza di guida. Le Alfa Romeo sono nettamente diverse. Lo sterzo è incredibilmente reattivo al pari dei freni e hai subito la sensazione di guidare un mezzo che ha la metà delle dimensioni e del peso e il doppio della potenza. Sono divertenti come la maggior parte delle auto sportive moderne non sono. Prestazioni e divertimento, un connubio merito della tecnologia, ma soprattutto della passione. Usciamo, finiamo il lavoro, magari usciamo fuori, ci passa uno Stelvio, ci passa la Giulia, è lì che senti, guarda, io su quella vettura ci ho messo le mani io, c'è come una mia, c'è una mia firma su quella vettura. Una firma personale che contribuisce a sfatare la nomea che per tradizione accompagna l'Alfa Romeo. È fantastico far rinascere questo marchio che negli ultimi anni si era un po' spento, ed è fantastico farlo rinascere con queste auto. Mio padre, quando è stato assunto comunque l'Alfa Romeo, non è che aveva momenti molto positivi, ha avuto comunque dei momenti altalenanti, quindi ha avuto dei picchi alti così come li ha avuti molto bassi fino ad arrivare a un punto di quasi totale assenza. Adesso io mi trovo in una fase di ricrescita, di rinascita dell'Alfa Romeo, con uno stabilimento premium dove si produce, con una vettura premium che si produce qui a Cassino, e ne sento orgoglioso. La Stelvio, un bolide dalle prestazioni elevate, nella carrozzeria di un SUV. Una macchina costruita per riportare in auge l'Alfa Romeo, una delle più famose case automobilistiche del mondo.